il dottor Emilio Malandrino. Grazie, grazie a tutti. Voglio ringraziare innanzitutto i presenti e voglio ringraziare questi amici che stanno al tavolo, diciamo, della conferenza, ma anche coloro che sono candidati con noi, tutti quanti, che condivideranno questa nuova avventura, che come tutte le avventure difficili, improbabili, impervie, sarà un'avventura ancora più bella, ancora più affascinante, ancora più stimolante, perché io credo in queste avventure difficili. Oggi ci danno ad Agropoli lanciati in un'avventura strana, difficile, da combattere. Ecco perché ci mettiamo ancora di più la grinta di sempre, ecco perché siamo ancora più convinti di sempre. Io sono probabilmente uno dei veterani di questa coalizione e di queste liste, ma questo fatto mi ha stimolato ancora di più, perché affiancarmi in una lista con dei giovani come Gianni Petrizzo, come Melinda, come Maristella, come tanti altri di voi, mi stimola di più, perché il mio è un contributo di chi vive la politica ormai da un trentennio. Io ho fatto, credo, 30 anni di consiglio comunale, una parte dei quali condivisi in consiglio comunale, seppur in posizioni diverse, con Massimo Laporta, però con una persona che era aperta al dialogo, che, con la quale si poteva parlare, si poteva discutere, si poteva anche avere visione diversa, ma si restava avversari politici e non nemici politici, come è stato imposto negli ultimi 15 anni. Negli ultimi 15 anni Agropoli ha avuto una grande rovina, una grande tragedia, quello di stravolgere la politica, far intendere la politica come un messaggio poco chiaro, tenebroso, dove le persone che non la pensano allo stesso modo di chi comanda sono persone da essere considerati nemici, da essere messi all'atere, a parte, da essere cacciati, ripudiati, non persone con le quali confrontarsi, con le quali condividere un ragionamento anche acceso, anche accanito, e prendere delle decisioni. Bene, io mi sono avventurato in questa nuova esperienza sognando una Agropoli diversa. Io ormai a una età abbastanza avanzata sogno una Agropoli libera. Ho fatto un grande sogno, perciò mi sono candidato e vi assicuro che stavolta ci metterò più energia di quanto ce ne ho messe per, credo, 20 campagne elettorali, perché vorrei sognare di ridare la libertà a questa città. Voglio sognare un Agropoli libero, un Agropoli che ha perso la libertà nel 2007, con l'avvento di quel signore di Torchiara, oggi gran signore, gran papà di Capaccio, che imperversa in lungo e in largo su questa città, politicamente, ma imperversa con metodi che hanno asfissiato questa città. Noi abbiamo perso la libertà di opinione in questa città, noi abbiamo perso la libertà di democrazia in questa città. Noi dobbiamo riappropriarcene, questa città ha bisogno di liberarsi. Ecco perché io sogno una Agropoli libera, e questo sogno lo potrà realizzare oggi la popolazione, andando nelle urne e ponendo fine a questo stato di cose. Agropoli ha perso la democrazia, ha perso lo stato di diritto, ha perso la meritocrazia, ha perso la giustizia. Oggi ad Agropoli non c'è più la possibilità di dialogare, di parlare. Questo è uno Stato che ha messo una corte su questa città, della quale abbiamo il dovere, per le nuove generazioni, per i giovani, per i nostri figli, abbiamo il dovere di liberarla. La possiamo liberare il 12 giugno con un voto diverso. Agropoli ha bisogno di riprendere in mano la sua libertà, la sua giustizia. Io dico, uno dei primi interessi è quello di ridare finalmente ai giovani, alle future generazioni, pari dignità, pari opportunità, non canali preferenziali, sotterfugi, raccomandazioni, violenze. No, Agropoli deve riappropriarsi di pari opportunità. Agropoli ha bisogno che i giovani, le future generazioni, i sofferenti, i deboli, debbano avere una corsia preferenziale. Un occhio particolare, caro Massimo, lo dovremmo dare alle persone che hanno maggior necessità, alle fasce deboli, agli anziani, ai giovani, ai disabili. Dovremo aprire una porta più grande a queste persone.
Questo è l'obiettivo grande che deve avere questa città. Agropoli ha bisogno di riprendere in mano la democrazia regionale. Questo lo potrà consentire un voto diverso, un voto alternativo. Oggi ci dobbiamo liberare dal voto condizionato dalla cortesia, dal piacere. Oggi i diritti di questa città, i diritti dei giovani, sono fatti passare per cortesie, per favori. Non è così. Noi dobbiamo ristabilire il clima di democrazia. Noi dovremmo essere le persone più vicine innanzitutto a coloro che non ci hanno votato. Questa è la democrazia e la libertà di una realtà civile. Cioè noi non dobbiamo riprendere un cammino dicendo chi è stato vicino a noi viene assistito, viene accompagnato dalla politica e chi non è stato vicino a noi viene messo alla porta di deputato fiscale. Non è così. Guardate, Agropoli vive in un momento di abbandono, di solidità, dove non ha più modalità di ragionare. Non è così. Agropoli deve riprendere la sua libertà, ecco perché io sono un Agropoli libera. E io sono convinto la scelta di Massimo, la scelta di destinazione Agropoli di questo nuovo progetto è in questa direzione. L'obiettivo però, Massimo, deve essere comune per chi oggi vive da quest'altro lato della barricata. Credo che debba essere l'obiettivo comune del candidato Massimo Laporta, del candidato Elvira Serra, del candidato Raffaele Pesce, perché credo che abbiano come obiettivo comune la libertà di questa città, riprendere la democrazia da loro. Questo è l'obiettivo comune dei tre candidati a sindaci. Noi l'abbiamo incarnato con Destinazione Agropoli, con le nostre liste, noi con Agropoli, con la nostra Agropoli, Agropoli Oltre, la porta sindaco e Agropoli Pubblica. Ma dico, deve essere l'obiettivo della città, della popolazione, deve essere l'obiettivo di riportare questa città alla vera realtà che avevamo, che abbiamo perso dal 2017. Non è possibile che questa città sia ancora comandata dall'uomo solo al volante. Non è più possibile. Mi fermo solamente 30 secondi ancora per dire, io ho lasciato questa città 5 anni fa, quando dal palco della Massima, dissi a un amico che poi aveva condiviso il discorso con noi in Forza Italia, l'ex sindaco Adamo Coppola, mi chiedevo dal palco e l'ho chiesto pubblicamente chi fosse il candidato sindaco ad Agropoli, perché non si capiva, perché sul palco c'era il signore di Capaccio e lui faceva la controfigura. E io mi chiedevo, ho chiesto pubblicamente, ma chi è il candidato? Perché vedo uno che porta il bambinello per mano e la porta girando per le contrarie, per i rioni, per i pubblici comizi. Bene, oggi abbiamo scaricato un bambinello, abbiamo preso un bambinello, ma non è democrazia. Noi questo stato di cose lo dobbiamo cancellare. Noi dobbiamo porre un'alternativa diversa, dobbiamo dire vogliamo una Agropoli nuova, una Agropoli vera, una Agropoli libera, libera da qualunque condizionamento. Questo merita questa città, noi lo faremo grazie a questo progetto ambizioso, difficile, ma altamente affascinante. Io sono convinto che quanto più ci crediamo, e vi assicuro che ogni giorno che passa io ci credo di più, perché trovo tra la gente un sentore di una voglia di cambiamento molto più forte di quella che avvertivo 5 anni fa, 10 anni fa e 15 anni fa. Credo che Agropoli sia pronta alla svolta, credo che Agropoli questa volta darà una risposta a questi signori che loro non immaginano, e questo me lo fa capire anche un momento di grande difficoltà che loro vivono. Questo mi fa percepire che il momento è diverso. Mettiamocela tutta, crediamoci, credeteci, Agropoli sarà finalmente.